e controllo del Senato. Se mi consentite di chiudere con una battuta, ispirandomi a un collega ben più illustre di me, vogliamo evitare di passare da un sistema di bicameralismo paritario ad un sistema in cui di fatto c'è una sola Camera che legifera e vota la fiducia e un Senato che asciuga gli scogli. Un'asciugatura pagata a caro prezzo perché, che ne dica l'ottimo Presidente del Consiglio e compagnia cantando, il Senato continuerà a produrre sempre gli stessi costi per gli italiani e non migliorerà il sistema legislativo. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Nuti. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. La riforma della Costituzione di un Paese non può essere proprietà di una sola parte politica, né tantomeno espressione del governo di turno. E invece i principali promotori e sostenitori di questa riforma sono i principali esponenti dell'attuale esecutivo, cioè del governo. Circostanza già di per sé abbastanza grave, in quanto in una Repubblica parlamentare le modifiche della Costituzione ed in particolar modo una sua revisione così ampia, dovrebbero essere prerogativa esclusivamente parlamentare. Per questo tale riforma appartiene solo a voi e non al popolo italiano e distrugge il nostro patrimonio comune. Quello che proponete non apporta alcun miglioramento all'attuale architettura costituzionale, che rispetto alla Carta Costituzionale, scritta dai nostri padri costituenti, è rimasta sostanzialmente immutata sino ai giorni nostri. Salvo alcune modifiche apportate negli anni recenti, è rimaste in parte inattuate. In altre parole, avete drasticamente peggiorato le nostre regole costituzionali, stravolto l'architettura istituzionale che si basava su un collaudato sistema di pesi e contrappesi con risvolti che non osiamo immaginare. Al Senato avete votato questa legge tra mercimoni, scambi, ricatti e trasformismi, quello che anche a livello giornalistico è stato definito il cosiddetto mercato delle vacche. E anche al Senato un ruolo quantomeno particolare ha avuto il senatore Giorgio Napolitano, nonché ex Presidente della Repubblica. Lo stesso Presidente della Repubblica che firmò a suo tempo il cosiddetto Lodo Alfano e che oggi appoggia in maniera molto esplicita, appoggiato in maniera molto esplicita questa cosiddetta riforma costituzionale. Ricordiamo per chi probabilmente ha la memoria corta che il Lodo Alfano che il Presidente della Repubblica Napolitano firmò venne dichiarato incostituzionale poco dopo, tramite una sentenza della Corte Costituzionale, in particolare la numero 262 del 2009. E già questo dovrebbe far capire a tutti coloro che citano Napolitano come una persona che ha contribuito in maniera decisiva alla riforma costituzionale, come forse non è il caso di fa riferimento al Presidente Napolitano, in quanto un Presidente della Repubblica che firma una legge che poco dopo viene dichiarata incostituzionale, diciamo che è uno smacco non da poco. Una delle principali motivazioni che utilizzate per sostenere questo scellerato testo di legge è che il bicameralismo perfetto non funziona. Eppure, quando volete e vi fa comodo, riuscite ad approvare leggi in un lampo. Per tenervi per esempio i rimborsi elettorali senza controlli sui bilanci dei partiti. Infatti l'esempio che stiamo qui citando è quello della legge Boccadutri. Cosa accade? È una legge che in questa legislatura, nella quale c'è ancora il bicameralismo, almeno formalmente, accade che questa Camera, dopo l'estate, ha approvato una legge, cosiddetta Boccadutri, perché il primo firmatario ha appunto questo cognome, che non fa altro che una sanatoria per quanto riguarda i rimborsi ai partiti. Ovvero c'era una commissione che per legge doveva controllare i rendiconti dei partiti, a questa commissione non è stato dato a quanto pare abbastanza personale e nel momento in cui non è stato dato abbastanza personale, questa commissione non ha potuto fare gli adeguati controlli previsti per legge. Ebbene, con una leggina inserita appunto nella cosiddetta legge Boccadutri, si è creata questa sanatoria e si è permesso ai partiti di ottenere questi rimborsi nonostante i controlli della commissione competente previsti per legge non siano stati effettuati.
A quanto ammontano? A circa 45,5 milioni di euro. Beh, si dice che il bicameralismo appunto è molto lento, non riesce a produrre le leggi e quindi questa riforma nasce appunto con questo obiettivo. Però, signori, cosa accade? E qua lo diciamo anche ai cittadini, che la stessa legge subito dopo, in tempi veramente rapidi rispetto a tutte le altre, è andata al Senato ed è stata approvata ed è diventata legge dello Stato. E quindi diciamo che non si può parlare di furto nel senso di violazione della legge, ma diciamo di una nuova forma di furto legalizzato che permette ai partiti di ottenere questi rimborsi aggirando la legge che loro stessi avevano fatto. Questo è un esempio di come in realtà il bicameralismo funziona quando c'è la volontà, e siccome voi non avete la volontà di approvare delle leggi serie, quelle come per esempio la class action che è stata approvata alla Camera, la tenete ancora insabbiata e al Senato non vede luce. O per esempio la riforma, una riforma importante come quella della legge sul reddito di cittadinanza al Senato, vi ostinate a non volerla calendarizzare in aula. Questa dimostrazione che non è il bicameralismo in sé che non funziona, ma è la volontà che non avete e che avete solamente nei provvedimenti che fanno comodo a voi, soprattutto quando dovete legalizzare le ruberie a vostro favore. Un altro esempio, appunto, come ho detto, è la legge sul lodo Alfano, che praticamente regalava l'immunità ad alcune cariche, alle alte cariche dello Stato, fra le quali, guarda caso, il Presidente del Consiglio, che in quel momento, quando è stato approvato, era Berlusconi. Avete spostato il terreno del confronto nell'arena mediatica, spostando i vostri mal riusciti sforzi comunicativi sulla presunta portata storica del risultato, che a vostro dire si otterrebbe con l'approvazione definitiva di questa riforma costituzionale, soffocando il dibattito pubblico dal merito, quindi non che non se ne sia parlato in termini di ore all'interno delle commissioni e dell'Aula, anche se quanto è accaduto in commissione al Senato è abbastanza sconvolgente, ma quando si analizza il merito non ci sono mai delle risposte adeguate, addirittura spesso non ci sono neanche delle risposte. Questo a dimostrazione di come chi propone questa legge non abbia probabilmente neanche l'adeguata conoscenza per supportare questa riforma costituzionale e comunque non sappia cosa rispondere, ripeto, nel merito. E soprattutto avete dimenticato che recentemente i risultati analoghi per quanto riguarda questa riforma non sono stati proprio eccezionali. Come per esempio la riforma approvata circa 10 anni fa dal governo Berlusconi, che è stata poi respinta nel successivo referendum costituzionale, o la riforma approvata nel cosiddetto governo di centrosinistra del 2001, frutto di dinamiche del tutto simili, che ha prodotto risultati giudicati disastrosi dai suoi stessi autori. Per ultimo ricordiamo la riforma del 2012 che ha introdotto lo scellerato principio del pareggio di bilancio in Costituzione e che, pur costituendo una modifica circoscritta, ha rappresentato una maniera di legiferare opposta allo spirito costituzionale, in quanto provocato da una situazione esclusivamente emergenziale e costituisce tutt'oggi un rilevante freno alla ripresa economica. Per intenderci, non si possono fare dei veri e propri investimenti, perché questi non sono, vanno in contrasto con quello che è il pareggio di bilanci, soprattutto i comuni, tramite le normative che sono state attuate per il pareggio di bilancio interno, si vedono in notevoli difficoltà. Andiamo alla parte delle proposte, cioè a quelle che abbiamo fatto noi in questi mesi, sia alla Camera che al Senato. Appunto, al Senato abbiamo cercato di modificare nel merito alcune criticità di questo disegno di legge con 200 emendamenti che, per chi ci sta seguendo e magari non conosce il termine emendamenti, significa proposte che vanno a modificare la legge. Sono delle proposte chiare e semplici che volevano riscrivere ed integrare questo disegno di legge pessimo e assurdo, ripeto, testo che viene dal governo, quindi una riforma costituzionale che viene dal governo. In quella sede, tra le altre proposte, abbiamo chiesto, per esempio, di dimezzare il numero dei parlamentari. Abbiamo chiesto l'elettività diretta dei 100 membri del Senato, l'abolizione dell'immunità parlamentare, abbiamo chiesto maggiori garanzie per l'opposizione, abbiamo chiesto la decadenza dalla carica di parlamentare in caso di reiterata assenza e la decadenza dei senatori sottoposti a processo penale. Pensi un po' che proposte irricevibili che abbiamo presentato.
L'inserimento dei referendum consultivi, abbiamo proposto anche i referendum propositivi e di indirizzo, e la riduzione dello stipendio dei parlamentari insieme alla soppressione dei loro vitalizi. Proposte che forse qua dentro sono sconvolgenti, ma che sono chieste veramente queste sì dai cittadini. Perché? Perché quando si parla di riforma costituzionale io sento blaterare soggetti del governo e parlamentari della maggioranza che sono le riforme che chiedono i cittadini. Ma in realtà questo è assolutamente falso. Nessun cittadino vi ha mai chiesto di far finta di abolire il Senato, crearlo di nominati e far sì che questi senatori potessero avere l'immunità. Le poche cose che hanno chiesto i cittadini in questi anni e che sono degne di essere inseriti in una riforma costituzionale o comunque per motivi legislativi vanno appunto inseriti in una riforma costituzionale sono alcune di queste. E proprio a queste avete detto no. Cioè le uniche cose che veramente dal punto di vista del miglioramento della Carta Costituzionale sono state chieste dai cittadini, a queste avete detto no. Io mi voglio soffermare in particolare su due di queste proposte perché secondo me sono degne di nota. Partiamo dall'ultima che ho detto, la riduzione dello stipendio dei parlamentari insieme alla soppressione dei loro vitalizi. Vede, Presidente, qui abbiamo noi un paese che ha circa 10 milioni di poveri e continuamente i politici dicono che bisogna cercare di ridurre le spese, che bisogna far sì che gli italiani tirino la cinghia. E però proprio chi deve dare l'esempio di voler guadagnare di meno per avvicinarsi ai cittadini si dimostra assolutamente falso in questo. Perché? Perché quando un parlamentare prende 18.000 euro al mese, di cui l'indennità sono 10.000 euro al mese, ovviamente lordi, noi pensiamo che un gesto di riduzione dello stipendio dei parlamentari sia doveroso, soprattutto nel momento in cui abbiamo questa povertà che cresce e che è arrivata appunto a 10 milioni di cittadini. Abbiamo invece tante altre persone che vivono la disperazione di una malattia, per esempio nel settore vivono una malattia e quindi si ritrovano ad affrontare le difficoltà del sistema sanitario. Abbiamo per esempio delle liste d'attesa per fare degli esami, per prevenire quelle che sono delle malattie che sono lunghissime, o per esempio abbiamo un sistema sanitario profondamente corrotto. Ecco, davanti a questo invece, che poteva essere un segnale di distensione, di una politica che si avvicina ai cittadini, nonostante i tanti annunci, nonostante tante belle parole che sono state da voi proferite in vari dibattiti televisivi, nei quali ovviamente sì, siete sempre presenti, a questo avete detto no. E poi un altro punto che secondo me merita un chiarimento, che è quello dell'assenza dei parlamentari e quindi l'eventuale decadenza dalla carica di parlamentare in caso di reiterata assenza. Perché io vorrei precisare una cosa, in questo Parlamento il problema non è solamente l'assenza, perché purtroppo tanti colleghi sono presenti. Perché dico purtroppo sono presenti? Perché essere presenti per approvare delle leggi vergogna come quelle che sono state approvate negli anni precedenti o in questa legislatura, beh, forse è meglio essere assenti piuttosto che votare certe vergogne e far passare certe vergogne. Infatti non bisogna guardare solamente i numeri delle assenze o meno in aula o eventualmente in commissione dove molti dei parlamentari della maggioranza spesso sono assenti, ma soprattutto alla qualità di quello che si propone e di quello che si vota, cosa che spesso non avviene in aula. E quindi ci si limita a dire che si è presenti, ma non dire che per esempio si è votato a favore di un decreto come quello IMU Banca Italia, che da un lato sì, aboliva l'IMU, che poi avete reintrodotto con altro nome, ma contemporaneamente si davano per esempio 7 miliardi e mezzo alle banche. Non avete detto che cosa conteneva lo Sblocca Italia, quindi voi eravate presenti, avete votato a favore e passate il provvedimento sullo Sblocca Italia, però poi quello che accade dal punto di vista, per esempio, delle trivellazioni non lo si racconta. Queste proposte sono sicuramente state proposte chiare, dettate dal buon senso e senza dubbio trovano largo seguito tra i cittadini, come ho detto. Non curanti di ciò, avete sempre risposto con un secco no a tutti, alla faccia di chi
nelle vostre fila diceva che dovevamo scongelarci, che dicevamo sempre no, e invece mese dopo mese, anno dopo anno, siamo arrivati a 2 anni e mezzo dall'inizio della legislatura e ci si accorge che chi dice no siete sempre voi, soprattutto quando stiamo parlando di proposte di buonsenso che arrivano veramente dalla cittadinanza, che sono state oggetto di dibattito pubblico, che hanno visto varie manifestazioni supportare questo tipo di proposte, ma nonostante ciò voi con i vostri giri di parola evitate sempre di proporle o di votarle quando le proponiamo con degli emendamenti. Però, dicendo no a queste, dall'altro lato dite sì a qualcosa e per esempio vi preparate a dare l'impunità alla classe politica più corrotta del paese, spalancando le porte del Senato a consiglieri regionali o sindaci indagati, rinviati a giudizio e persino condannati. Con il nuovo Senato, ad esempio, il vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani, arrestato poche settimane fa per tangenti, potrebbe essere un papabile senatore e godere dell'immunità. Similmente, se un consiglio comunale verrà sciolto per mafia, il sindaco di quel comune, nominato senatore, manterrà la sua poltrona a Palazzo Madama, cioè al Senato. Quindi voi dite no alle proposte che ho detto poc'anzi, come per esempio la riduzione del numero dei parlamentari, dello stipendio o dei vitalizi, però dite sì all'immunità per questo tipo di soggetti, consiglieri regionali o sindaci, che come sappiamo sono la classe politica più corrotta del Paese e lo dimostrano le varie indagini e sentenze che ci sono state in questi anni. I passaggi parlamentari su questa riforma costituzionale dell'ultimo anno e mezzo, nonostante le numerosissime critiche portate avanti anche da illustri giuristi, e quindi non solo dal Movimento 5 Stelle, ma anche vari costituzionalisti hanno dato il loro parere contrario a questo disegno di legge che voi chiamate riforma costituzionale, ma che invece dovreste chiamare demolizione della Carta Costituzionale, non sono riusciti questi passaggi a migliorare i gravi problemi che l'impianto di questo disegno di legge presenta a causa dell'ottusità e dei silenzi che del governo e della maggioranza. Ne consegue che ci troviamo oggi, dopo mesi e mesi di lavori, ad evidenziarvi nuovamente le criticità che già allora avevamo sottoposto. Mentre la maggioranza dichiarava senza ritegno la propria formale e dichiarata apertura al massimo coinvolgimento delle opposizioni nell'esame di questo disegno di legge, secondo quello che dovrebbe essere il principio guida per qualsiasi processo di revisione costituzionale, soprattutto di questa portata all'interno delle aule parlamentari, siete stati protagonisti della completa chiusura rispetto alle istanze provenienti dall'opposizione, secondo gli ordini impartiti da Palazzo Chigi. Perché parlo di opposizione in particolare, Presidente? Perché quando si dice di voler dare spazio alle opposizioni, in realtà, a mio parere, si fa un grande errore. Perché considerare Forza Italia opposizione di questa maggioranza o di questo governo o la Lega è quantomeno comico, così come quella che prima era Sinistra Ecologia e Libertà, detta SEL, e ora Sinistra Italiana. Perché, Presidente? Perché da un lato abbiamo dei partiti come Forza Italia e Lega Nord che hanno sempre voluto fare questo tipo di riforma, ci hanno provato, anzi siete riusciti a fare addirittura peggio di quella che era la riforma voluta da Berlusconi, e nonostante questo, diciamo, loro fanno finta di opporsi a tratti a questo disegno di legge, ma sappiamo benissimo che in realtà sono favorevoli. Infatti fanno il giochino di creare sottogruppi, per esempio al Senato, come quello capeggiato da Verdini, e tramite questo altro gruppetto appoggiare queste riforme. Dall'altro abbiamo per esempio invece SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, che, come è stato detto poc'anzi dal parlamentare di SEL Melilla, prima si candidano con il PD, poi permettono appunto con questa candidatura di ottenere un premio di maggioranza abnorme, incostituzionale, lo diremo subito dopo, e poi dicono: ah, scusateci, se lo sapevamo, se l'avessimo saputo, non ci saremmo alleati col PD. Però intanto la frittata è fatta e intanto il PD insieme a Verdini sta modificando la Carta Costituzionale. Complimenti, perché a questo punto mi chiedo che fiducia si può avere di voi se fate questi grandi errori, come se non avete capito chi è
il PD e poi ci venite a dire scusate, abbiamo sbagliato ad allearci col PD. Abbastanza ridicoli, permettetemi di dire. Questo atteggiamento di far finta di parlare con le opposizioni, quando poi in realtà l'unica opposizione qua dentro è costituita dal Movimento 5 Stelle e non avete tenuto minimamente in considerazione le nostre proposte, è stato adottato questo tipo di atteggiamento anche per quanto riguarda il regolamento delle Camere, dove in pratica uno strumento che dovrebbe essere a garanzia delle opposizioni invece viene utilizzato a proprio vostro uso e consumo, sempre per evitare di poter avere un dibattito serio parlamentare nel merito. È quello che dovrebbero essere diciamo gli organi super partes all'interno della Camera, in realtà si sono invece dimostrati molto di parte e molto schierati, e di garanzia delle opposizioni non ne abbiamo visto. Volete che faccio qualche esempio? Beh, io ricordo a tutti, alla Presidenza e al Governo e a tutti i colleghi che sono presenti, purtroppo pochi, della maggioranza, la cosiddetta ghigliottina. Introdurre la ghigliottina, visto che il regolamento della Camera non lo prevede, non è prevista da nessuna parte, è assolutamente uno scempio e sicuramente non è una garanzia per le opposizioni. Eppure voi, pur di far andare avanti il decreto che stava per scadere, il cosiddetto IMU Banca Italia, avete introdotto, avete utilizzato e ideato quella che è la ghigliottina. Nel momento in cui anche all'interno della Camera non c'è l'appoggio per quanto riguarda la tutela delle opposizioni, pensate voi cosa può accadere con questa riforma costituzionale. Siete arrivati fino all'indizione, nell'ultimo passaggio alla Camera, di una seduta a fiume, durante la quale è stata approvata questa riforma costituzionale in un'aula semivuota, fino a notte fonda, con una surreale discussione priva di dibattito, in cui il Presidente del Consiglio è arrivato giungendo da un vertice europeo, un'immagine avvilente dal punto di vista istituzionale, ma che ben può rappresentare simbolicamente il percorso di questa riforma e anche il suo contenuto. Insomma, ve la cantate e ve la suonate, e non essendoci nessuna opposizione reale, come detto poc'anzi, ve la siete votata da soli. Per far capire quanto è stata assoluta la chiusura del governo nei confronti delle istanze dell'opposizione, basti ricordare che sono stati negati anche accoglimenti parziali, anche quando queste proposte non avevano incidenza diretta sull'impianto complessivo di questo scellerato disegno di legge. Come già ricordato, le modifiche sulle quali siamo chiamati oggi a esprimerci sono il frutto esclusivo di un dibattito praticamente interno alla maggioranza di governo, ed in particolare a un solo partito di maggioranza, il PD, un partito che è rappresentato in quest'Aula in maniera maggioritaria, non in virtù della volontà popolare, perché, ricordiamolo, la prima lista elettorale alla Camera dei Deputati è stata il Movimento 5 Stelle, ma bensì a causa di una legge elettorale dichiarata incostituzionale, che distorce in maniera inaccettabile la volontà popolare, come la presenza di molti voi in quest'Aula, eletti grazie alla prima maggioranza che vi abbiamo ricordato. Sottolineo un'altra cosa, visto che è stato detto in precedenza. Non è solamente un numero di parlamentari che è incostituzionale, cioè quelli che sono entrati grazie al premio di maggioranza, ma come abbiamo detto più volte è tutto il Parlamento incostituzionale, cioè voi avete fatto una legge elettorale, voi, perché noi non eravamo in Parlamento, che è stata successivamente dichiarata incostituzionale, quindi è chiaro che voi non siete in grado di fare leggi che rispettino la Costituzione, quindi ancor meno potete pensare di modificare la Costituzione. Poi, con questo premio di maggioranza, ci venite a dire che invece siete legittimati a modificare la Costituzione. Una vera e propria barzelletta. Questo per rispondere anche alle considerazioni del Presidente Mazziotti, che ha fatto poc'anzi dicendo che non è vero quanto affermato dalla collega Dadone. Non è, quindi, lo ripetiamo, solamente un certo numero di parlamentari che è incostituzionale, ma in realtà lo è tutto il Parlamento, che anche per motivi semplicemente di logica e di razionalità non dovrebbe permettersi di effettuare queste modifiche alla Carta Costituzionale. Con questo testo di legge la nostra Carta Costituzionale sarà completamente sepolta insieme ai suoi valori fondamentali. L'avete demolita al Senato sulla base di questi indicibili accordi che ricordavo poc'anzi, grazie a Verdini. Va quantomeno detto questo, Presidente, perché un plurindagato per concorso in corruzione e bancarotta fraudolenta lo avete fatto diventare padre costituente. Probabilmente gli garantirete anche un aiuto dal punto di vista dei suoi processi, ma rimane il fatto che un personaggio di tal spessore non dovrebbe
essere la vostra stampella per fare questa modifica costituzionale, quantomeno per l'onorabilità che dovrebbero avere le istituzioni. Questo passaggio nell'Aula della Camera dei Deputati potrebbe rappresentare l'ultimo passaggio parlamentare del disegno di legge, il numero 2613B, che modifica in numerose parti la nostra Carta Costituzionale. È quindi l'ultima occasione che abbiamo per poter apportare alcune migliorie, anche se sfortunatamente le possibilità di intervento sono estremamente risicate. Entriamo ancora di più nel merito del disegno di legge. Per prima cosa bisogna sottolineare come il ruolo che avete disegnato per il vostro Senato continua ad avere contorni di difficile interpretazione. Oltre a quello che avete dichiarato a livello normativo generale, questo Senato non ha, a differenza di quanto da voi sostenuto, alcuna analogia con le seconde Camere presenti in altri ordinamenti democratici ad ispirazione regionalista o federalista. Soprattutto perché in questi casi l'esercizio del potere ha una marcata ripartizione di tipo verticale dislocata sul territorio. Infatti il sistema che avete disegnato per questo Senato non ha suoi simili nel resto del mondo, neppure lontani parenti. Insomma, ci avete voluto far credere che stavate modificando il bicameralismo, introducendo sistemi funzionanti e collodati, e ci ritroviamo con un sistema che potrebbe produrre effetti incerti e indesiderati. I vari passaggi parlamentari non sono stati sufficienti per farvi capire che il Senato che volete creare non è dotato dei necessari strumenti tecnici volti a intervenire efficacemente nel procedimento legislativo, anche nell'ambito che dovrebbe essere di interesse più territoriale e decentralizzato. Al medesimo tempo sono state attribuite funzioni che si configurerebbero come funzioni di controllo generale al Senato, ma che non sono assolutamente collegate alla rappresentanza territoriale o all'esercizio decentralizzato del potere. Tra queste vi sono la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori, il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato. Si tratta di funzioni che trasformano il Senato da supposto organo di rappresentanza territoriale in organo di controllo su materie per le quali non avrebbe alcuna competenza, secondo lo stesso disegno originario dei suoi ideatori, in quanto appunto includerebbe compiti estranei alla rappresentanza territoriale. Tutto ciò senza alcun potere reale di intervento. In altre parole, anche nel caso in cui questo Senato riesca a condurre in maniera adeguata ed efficiente la propria funzione di controllo e a seguito di verifiche, dovesse produrre proposte di interventi per correggere o modificare determinate situazioni, non è prevista possibilità di intervento reale, tanto rumore per niente. In sintesi, avete detto che volete abolire il Senato, in realtà lo state tenendo con costi pressoché simili, quindi neanche un risparmio economico rilevante, per poi creare più che altro confusione. La vera abolizione del Senato che è stata proposta dal Movimento 5 Stelle al Senato l'avete bocciata, avete votato anche a questa no, contraddicendo tutto quello che avevate detto davanti alle TV. L'attività di controllo infatti costituisce un'attività estremamente rilevante che, se attuata in maniera rigorosa, può portare molti benefici, in quanto consentirebbe di apportare i necessari correttivi e quindi rendere il sistema più efficiente. Invece, la maggioranza ha deciso di affidare tale importante strumento di controllo a senatori, la cui attività si svolge principalmente in tutt'altri luoghi, quello della rappresentanza politica regionale da parte dei consigli regionali e quello dell'amministrazione dei comuni da parte dei sindaci. Sarà già complicato per queste persone assicurare la loro partecipazione all'attività paralegislativa del Senato. Figuriamoci all'attività di controllo e monitoraggio che richiede forse ancora più tempo e più impegno. Tutto ciò senza considerare, come più volte abbiamo sottolineato, quali personaggi rischiano di essere nominati all'interno di questo Senato. Come si può pensare di dare a consiglieri regionali e a sindaci questo ruolo all'interno del Senato? Cioè persone che già dovrebbero svolgere molto meglio di quanto avviene tutt'oggi il loro ruolo sia al Comune per quanto riguarda i sindaci sia al Consiglio regionale, dovrebbero pure fare questa attività al Senato e l'attività di controllo in realtà sarà come sempre e come già è in questo Parlamento un'attività di passacarte. Sarà semplicemente un modo per creare
una Camera dove gli appartenenti avranno l'immunità. Questo è quello che accade e che va in contraddizione con quanto avete detto fino adesso. Andiamo alla modalità di elezione, che è veramente ridicola. La modalità di elezione è stata infatti il principale oggetto di dibattito di questa riforma all'interno dello stesso partito di maggioranza, e mi viene da dire grazie ad un teatrino. Un dibattito che ha provocato, diciamo, delle finte spaccature. Secondo quanto previsto dall'articolo 57, infatti, così come l'avete modificato, i senatori verrebbero nominati in base ai risultati elettorali dei vari consigli regionali. Un atto che produrrà una plateale rottura dell'ordine democratico. Innanzitutto il principio della, e cito testualmente dall'attuale testo che volete approvare, conformità alle scelte espresse dagli elettori, in base alla quale si dovrà procedere alla nomina dei senatori, costituisce un principio tanto nebuloso quanto soggetto a vistose differenze interpretative, la cui applicazione comporterà non pochi problemi anche in virtù dei rapporti tra maggioranza e minoranza nei consigli regionali e delle diverse leggi elettorali vigenti in ogni regione. Diciamo che quella che avete inserito nell'ultimo passaggio al Senato per quanto riguarda l'elezione del Senato si può definire supercazzola. Perché? Perché in pratica si modifica leggermente la forma, ma successivamente il Senato sarà comunque di nominati. Tutto per mettere a tacere un dibattito che era nato più che altro grazie ad una serie di TV e giornali che, anziché parlare del merito di tutto il resto della riforma, hanno preferito dedicare ore e ore, settimane e settimane dei loro programmi e delle loro pagine per parlare di un finto litigio fra la cosiddetta minoranza del PD e il resto del PD che ne è maggioranza. Tutto poi per giustificare la nascita di nuovi partiti e le solite prese in giro che fate per far credere di essere diversi fra finta sinistra e finta destra. Inoltre nulla si dice nello specifico della nomina dei sindaci, un'altra questione che questa riforma lascia irrisolta senza sapere in quale maniera verrà declinata all'atto pratico. Forse il punto più discusso in merito alla nomina dei senatori è l'immunità, in quanto i senatori nominati potranno godere delle stesse immunità attualmente previste per i parlamentari, anche se non sono stati eletti per ricoprire tale carica. In altre parole, potranno essere nominati senatori soggetti ad esempio indagati, che grazie all'immunità potranno sfuggire alla giustizia. Non osiamo immaginare quali situazioni potrebbero generarsi. Consiglieri regionali disposti a vendere i propri voti oppure sindaci pronti a regalare appalti nel proprio comune pur di venire nominati e sottrarsi alla giustizia. Un modo non peraltro per incentivare quello che è stato ed è il mercato delle vacche da anni in queste istituzioni purtroppo. La nomina dei senatori non rappresenta ovviamente l'unico punto critico di questa riforma. Infatti, con una modifica al terzo comma dell'articolo 116, si prevede l'estensione nell'ambito delle materie in relazione alle quali è prevista la possibilità di attribuire con legge ordinaria ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, anche su richiesta delle stesse. Nel nuovo elenco di cui è l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, sono ora ricomprese le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, di cui è l'articolo 117, secondo comma, lettera M. In base alla nuova formulazione si fa riferimento non alla specifica materia, ma alle disposizioni generali e comuni, che diventano oggetto di autonomia. Diversamente rispetto a quanto previsto da altra materia, soggetto al regionalismo differenziato. Cosa comporterà tutto questo? Che probabilmente per chi ci ascolta non è molto chiaro, molto semplice da comprendere. Molto probabilmente questo aumenterà e porterà ad un contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale. L'articolo 116, terzo comma, e l'articolo 117, secondo comma, lettera M, sembrano dunque essere tra loro confliggenti, in particolare una parte di questa lettera M, che costituisce l'architrave in ordine alla garanzia di equità, universalità e uniformità dei diritti sociali, dunque delle politiche che ne conseguono, su tutti i cittadini di tutto il territorio nazionale.
Con questa formulazione inoltre si divide il binomio finora rimasto immutato tra politiche sociali e politiche sanitarie, caposaldo del nostro sistema di welfare. Il rischio che ne deriva sarà la disgregazione delle politiche sociosanitarie, ma non sembra che ve ne importi qualcosa di queste politiche sociosanitarie per poi scoprire che il nostro sistema da questo punto di vista sta crollando e poi gridare al lupo al lupo. Un'altra modifica grave riguarda le elezioni dei giudici costituzionali. Il Senato ha infatti ripristinato la previsione contenuta nel testo governativo, ove si prevedeva che i 5 giudici costituzionali di nomina parlamentare siano scelti del numero di 3 dalla Camera dei Deputati e del numero di 2 dal Senato, anziché essere scelti dal suo soggetto naturale, che dovrebbe essere il Parlamento in seduta comune, quindi Camera e Senato insieme in seduta comune. Si tratta di una modifica sostanziale che incrina pericolosamente il bilanciamento dei rapporti fra istituzioni, così come d'altronde l'intera riforma nel suo complesso. Infatti, 2 giudici costituzionalmente verranno scelti in base ad un'elezione di terzo grado da parte di senatori nominati in base ad un'elezione di secondo grado da parte dei consiglieri regionali. Una vera e propria follia. Tra le modifiche apportate dal Senato è stato precisato all'articolo 39,11 che il termine per il ricorso alla Corte Costituzionale sulla nuova legge elettorale del Senato, ove promulgata nella legislatura in corso, scade il 10° giorno dall'entrata in vigore della medesima legge elettorale. Tale modifica appare porsi in contraddizione con il testo del comma nel suo complesso, laddove lo stesso, nel porre il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge di revisione costituzionale per il ricorso alla Corte Costituzionale, non stabilisce altresì cosa accadrebbe nel caso in cui una nuova legge elettorale per la Camera dei Deputati dovesse essere approvata nella legislatura in corso oltre tale termine. In altre parole, se il ricorso alla Corte Costituzionale per la legge elettorale per il Senato decorre dall'entrata in vigore della legge elettorale stessa, nel caso della legge elettorale per la Camera, esso decorre dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. E nulla è stabilito per le leggi elettorali per la Camera approvate dopo il decorrere di questo termine. Presidente, questa riforma costituzionale, come ho illustrato in questo mio intervento, non è altro che frutto della pazzia di alcune persone, e mi sorprende una cosa soprattutto, mi sorprende vedere che tanti colleghi parlamentari blaterano parole, ripetono parole vuote per rispondere e spiegare cosa stanno facendo. Parlano di posti di lavoro, parlano di scuola, insomma tutto tranne quello che è il merito della riforma costituzionale. Neanche i soggetti e i personaggi della maggioranza e del governo hanno saputo spiegare in TV quello che è il loro intento, se non dire che il Parlamento non riesce a lavorare, ormai è ingolfato, dobbiamo modificare le regole, ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede il Paese, tutte balle. Perché in realtà siamo davanti a un insieme di persone assolutamente false che, anziché dire che non hanno avuto finora la volontà di approvare le leggi in tempi rapidi e di approvare solamente quelle a loro gradite, continuano a raccontarci questa storiella da anni. Il Parlamento ha la possibilità di funzionare, ma viene costantemente bloccato dagli interessi personali di ogni parlamentare e di ogni gruppo politico. La voglia di dimostrare all'esterno, tramite i media, la propria capacità di parlare di cambiamento, di prospettare un futuro migliore, si sta scontrando con la realtà. La realtà è che abbiamo un territorio sempre di più devastato, un territorio sempre di più inquinato, crolla giorno dopo giorno, soprattutto quando arrivano 4 gocce di pioggia. Abbiamo un paese pieno di politici corrotti, dai consigli comunali, consigli regionali al Parlamento, e quando si dice che noi diciamo no, mentre invece c'è chi dice sì, collegandomi all'intervento del mio collega Toninelli, se c'è qualcuno che dice sì, bisogna chiedere anche a cosa si dice sì, Presidente, perché si può dire per esempio sì alla corruzione, come avete fatto in maniera esplicita e implicita in questi anni.
Ma si può dire anche, c'è chi dice purtroppo in questo paese sia la mafia. E beh, noi Presidente, davanti a questo scempio che state facendo e davanti a tutte le leggi che avete approvato, che sono una peggio dell'altra e nessuna che aiuta veramente il territorio e i cittadini, beh, siamo felici di dire no, come siamo felici di dire per esempio no alla corruzione e come siamo felici di dire no alla mafia. Non basta dire che c'è chi dice no e quindi etichettarlo come un gufo, come qualcuno che vuole bloccare, ma bisogna anche dire qual è il contenuto di una riforma, a cosa si dice sì e a cosa si dice no. Noi siamo orgogliosi di dire no alla corruzione, siamo orgogliosi di dire no alla mafia e siamo orgogliosi di dire no a una riforma che in realtà sta peggiorando la nostra carta costituzionale. Grazie Presidente. Grazie a lei. Sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà alle ore 15:30. La seduta è sospesa.